Benvenuti a questa nuova edizione di Made in Italy, programma che vuole dare voce alle aziende impegnate in questo difficile momento. Abbiamo in collegamento con noi il signor Sebastiano Miccoli, titolare della Gaiani Abbigliamento. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a tutti voi. La domanda che vorrei farle ora è: se lei potesse formulare una domanda allo Stato, che cosa chiederebbe per il suo settore e per le imprese impegnate in questo momento di difficoltà? Guardi, io prima di tutto chiederei di dare sostegni tangibili e di non sottovalutare la situazione che si verrà a creare quando le aziende come la mia riapriranno, perché come è stata sottovalutata l'emergenza sanitaria prima, non venga sottovalutata l'emergenza economica dopo, che è molto importante. Direi proprio di sì. E secondo lei cambierà qualcosa e cosa sia nel suo settore dell'abbigliamento per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione? Sicuramente quando si darà la possibilità al pubblico di girare e tornare nei negozi sarà tutto stravolto e quindi si ripartirà piano piano. E in questa occasione mi sentirei di fare un appello al pubblico di dare la precedenza alle aziende italiane che vendono prodotti italiani e ai piccoli negozi di vicinato soprattutto. Questo è un bel messaggio che credo che i nostri telescoltatori prenderanno sicuramente e metteranno in pratica. Io ringrazio il signor Miccoli e ringrazio voi e vi rimando alla prossima pillola di Made in Italy. Grazie a tutti. Grazie.